seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Voglio di evadere che mi porta via. Lavoro troppo e non sono mai a casa mia. Accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia. Se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea e comunque sia. Dimmi quanti laureati hanno la garanzia di non finire lavapiatti in pizzeria. Piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma. Lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna e gira in classe con la pancia mezza nuda davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda. Il mio stipendio assomiglia un'utopia. Voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia o magari in Mar Rosso, non dirmi che è vietato. Sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. 4 giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei. Potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei, potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia perché ho perso i milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente. Pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia asfalta, mentre guida il telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Quanta assurda statistica, chi ce l'ha fatta? Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, cazzo e straccia. Non voglio figli e i miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi. Capitemi, non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi. Non mi passa niente di stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti, tutti quanti, tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. No, io devo, devo in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatemi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì. Cioè il cazzo più grosso del mio. Il più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Ammush, vicini, lontani, ammush in generale. Radio in Italia, siamo al 24 di febbraio e come tutti sapete 30 di novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri possono tranquillamente andare a spasso con 31, giornata uggiosissima anche se sopra lo zero in quel di Varsavia, da dove vi trasmette Enrico e tutta la banda di Radio ID Italia, solamente Radio ID Italia, perché fra pochi giorni ritorna pimpante e piena e densa di contenuti www.iditalia.com. pertanto, giusto per mantenere l'attenzionalità viva, visto che anche oggi si tratterà di alcuni temi seri, alcuni temi meno seri, questa è una rassegna stampa, ricordiamolo sempre ai più e ai meno, e quindi diciamo cerchiamo di far digerire la pillola di notizie magari più noiose, cercando di condirle
con notizie più scherzose. Ricordiamo a tutti sempre e comunque che il linguaggio utilizzato nella suddetta rassegna stampa è un linguaggio esplicito. Pertanto, qualora foste contrari all'utilizzo di un linguaggio triviale, il suggerimento, purtroppo, ahimè, devo dirlo, è quello di cambiare frequenza, visto che di frequenze non abbiamo, cambiare web radio, perché diciamo, noi abbiamo preso questa, questa brutta via che però ci rende più veri, più noi stessi, e quindi cerchiamo di mantenere anche una certa coerenza con questa linea editoriale. E a proposito di coerenza, vi è un personaggio che ha reso particolarmente famoso la nostra rassegna stampa. Vi aspetto tra l'altro su Spreaker, ma vi invito a cliccare sul blog, che speriamo, ragazzi, ci siamo quasi, oh, siamo a fine febbraio, c'è poi marzo, aprile, e poi lo zio dovrebbe partire, pum, schizzato come un missile, in giro per la, per l'Europa, a bordo di una moto, due moto, insomma. Questo poi si vedrà, e chi vedrà vivrà, o al contrario. E quindi, Goscia, oggi non ti offendere, oggi sarà una canzone italiana che abbiamo un po' così, come dire, modificato. Però prima ancora, sperando che ci sia anche all'ascolto un Matteo o un Rocco, io vi dedico una nuovissima gag del grandissimo Lauretta, dedicata al grande personaggio Vittorio Sgarbi, che è ovunque presente, persino, ho fatto un rutto, no, perché ieri abbiamo parlato di petti, però ovunque presente, anche ieri a 8:30 con la Lilli nazionale, quindi Vittorio Sgarbi in una qualcosa che sento anch'io per la prima volta, quindi regia, pregasi, agevolare Vittorio Sgarbi, Orange Wine, grazie Radio DJ. Ciao, bello. Allora vi dico bravi. Sì, sto tornando dalla notte degli Oscar. Vi posso dire che ha trionfato Birdman, un film che è di una rottura di coglioni unica. Vero, bello. Per quanto riguarda il miglior attore, la statuina è andata a Massimo Boldi. No, ma non è vero. Il premio per il miglior regista sarà giudicato Silvio Muccino, mentre la statuina per il miglior costume l'ha vinta l'italiano Solange. Sono felice per questi premi, soprattutto perché a sto giro Paolo Sorrentino non ha vinto nemmeno merito cazzo. Ora volevo comunicarvi che mi hanno chiamato per lavorare all'Expo. Ah, bene, bene. E di questo ne sono molto felice. Maggio comincia, Sì, sì, non tanto per l'evento, che è un evento del cazzo, no, ma perché potrò fare quello che fanno tutti, intascare dei soldi, che poi nasconderò in Patagonia. Sapete perché in Patagonia? Perché, sì. Che mi hanno detto che la Svizzera non è più sicura. Ecco. Tu, Ferrari, ne sai qualcosa? Bisogna stare attenti a nascondere i soldi adesso, me lo sanno tutti. Volevo commentare anche gli atti di vandalismo, sì, dei quali si sono resi protagonisti i tifosi del Feyenoord. Non è poi che ci tiene all'arte. Sì, che hanno distrutto la fontana in Piazza di Spagna. Come si chiama questa fontana, Ferrari? La Barcaccia. Ecco, bravo. Per una volta ti ho trovato preparato e non hai fatto la figura della capra, della capra che fai sempre. Ebbene, questa vicenda. Piazza di Spagna, sì. Ti devo dire una cosa, io mi schiero dalla parte dei tifosi. Ma come? È possibile? Sì, sono dalla parte dei tifosi del Feyenoord, che erano venuti in Italia per distruggere la Barcaccia del Bernini. No, non erano, non erano venuti qui in Italia, ma per distruggere gli studi del programma televisivo Forte Forte Forte. Ma non è vero. È successo che in settimana la TV olandese aveva acquistato le dirette, mandato anche in onda una puntata, tra l'altro, di Forte 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 con Raffaella Carrà. Agli olandesi sono girati talmente i coglioni che hanno deciso di venire in Italia a farsi giustizia da soli. Ecco. Non è proprio così. In un primo momento i tifosi del Feyenoord hanno cercato gli studi di Forte Forte Forte. Poi, quando hanno capito che il programma viene registrato in una località segreta, ecco, hanno deciso di andare a distruggere i monumenti. Ma non è possibile. Tu pensa. Ecco qua, finalmente sono arrivato a casa. Che da due giorni che manco, e ora voglio trascorrere l'intera giornata sul divano con la copertina. Ecco. È permesso? Vittorio, stai in silenzio, che mia mamma sta dicendo le preghiere tibetane. Allocutostu, Timus, Aulus Salaman, la Giugali Saiman. Ma cos'è sta roba? Anachite Suadu, Anta Lucazzu. Non è tibetano. All'educato cazzo, mozza mozza tu culuni, piantini tu nozzu. Sì, scusate, ma mia suocera da circa un mese si è data ad una nuova religione. Ah, sì, sì.
Mamma, ti diamo fastidio, signor Vittorio, siamo in casa? Sì che mi date fastidio, adesso andate fuori dei coglioni. All'occhio studismo, Laus Seria Maus. Ecco qua. E meno male che siamo a casa mia. Dai, andiamo via. Sì, ma dove ce ne andiamo? Ti porto una mostra di vini naturali, ecco, a Milano. Ma bella. Adesso il Palaghiaccio. Sì, al Palaghiaccio si chiama Live Wine. E so che ci vuole andare anche tu, DJ Angelo, sì, dei miei coglioni, vero? Ecco, se ci incontriamo, DJ Angelo, fai finta di non vedermi, ok? E io viceversa, ok? Abbiamo un orange wine, magari. Non so cos'è, non so, un orange wine. Non so che cazzo sia. Ma non fare l'erudito con me, che sei un ignorante con la A maiuscola, ecco, ecco. Vuoi vedere che quanto ci metto io a sapere cos'è l'orange wine? Vuoi sì. vedere? Beh, guarda, un attimo, guarda. Ho capito, cioè. Buongiorno, sono Laura. Sì, buongiorno, l'Associazione Italiana Sommelier? Sì. Sì, buongiorno, sono Vittorio Sgarbi, il critico d'arte. Volevo un'informazione, che cos'è l'orange wine? Che cos'è, mi scusi? L'orange wine. Orange wine? Sì. Guardi, le passo il nostro ufficio stampa, vediamo se la può aiutare. Sì, la ringrazio. Perché se pensa così, non so come risponderle. Grazie, buongiorno. Buongiorno. È bella l'attesa. Beviamo. Pronto? Sì. Signor Sgarbi, mi scusi, sì. L'attesa. C'è una riunione in corso in questo momento, non riesco a passarle nessuno, però orientativamente, chiedendo un po' così da lontano, sì. Sono vini bianchi macerati sulle bucce. Brava. Che dovrebbero dare al colore del vino una sensazione un po' più calda di colore, quindi un bianco che macera con le bucce, cosa che normalmente si fa col vino rosso, no? Quindi il vino rosso prende il colore dalla buccia dell'acino. Quando questa cosa si fa per la vinificazione rosso, quando si fa con i bianchi, generalmente le bucce vengono tolte e quindi si fa la fermentazione senza le bucce, perché il bianco non dona in realtà valore aggiunto poi al vino. Poi racconti. Ciao belli. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. E quando si parla di italiani del mondo, si parla di globalizzazione, si parla di una certa di cose, cara Goscia, penso che anche a Tarnów staranno proponendo nelle sale cinematografiche il film che sta sbancando qualsivoglia bagarino, Gang Zrozentalu. No, purtroppo no, questo è un film di qualità, quindi non potrebbe avere un successo così grande, che ha coprodotto Alessandro Leone, nostro carissimo amico, tramite la sua società Aggressivna Banda, e noi siamo fieri patroni medialne, quindi siamo sponsor mediatico di questo film. E invece si parlava di Grey, le 50 sfumature di grigio, il film che oggi anche la mia compagna andrà a vedere. Non so se metterle una cintura di castità, sta di fatto che, insomma, donne di tutto il mondo, riunitevi, compratevi un po' di giocattoli del piacere e andate a vedere questo simpatico seduttore che vi sculaccia, insomma, e ne fa una più dell'altra. Se andate a vederlo, Goscia Greia, fammi sapere in privato, parliamone. Ecco, dimmi le tue impressioni, soprattutto i tuoi umori. No, non quelli. Parliamo di altri tipi di umori. Ascoltiamo invece Peppe Cotraro. Chi cazzo è Peppe Cotraro? Che ci parla di 50 sfumature di grigio. Siamo al 24 di febbraio, siamo in diretta, siamo a Varsavia, 9:14. Ciao belli. Ciao a tutti da Peppe Cotraro. Ieri sono stato a Francavilla, sì, dove ho incontrato Lady Peppina Zalando. Peppina Zalando? Una donna di mezza età che insieme a suo marito Roberto Bruzzo riproducono le scene del film 50 sfumature di grigio. E ormai tutti ispirati a quel film e a quel romanzo. Il signor Bruzzo per 15.000 euro picchia sua moglie Peppina con cinghiate e colpe di bastone in testa. No, saranno finte le botte. Tutto questo per chi si eccita a vedere scene sadomaso dal vivo. Finte, fintissime. Il signor Pruzzo e la signora Peppina hanno l'agenda piena da qui al 2018. Funziona! Per avere un appuntamento decido di offrire il doppio della cifra. A lei, ma. Cioè 30.000 euro. Appena giunto a Francavilla, mi reco dalla famiglia Pruzzo. Ad attendermi c'è la signora Peppina, che mi apre vestita tutta in lattice. Suo marito è seduto su un trono di pelle e appoggia i piedi sulla pelle di un crapetto morto. No. Il signor Pruzzo è vestito con un paio di pantaloncini dall'Adidas, una cannottiera bianca, le ciabatte della Puma e i calzini bianchi della Sergio.
per partire per la maratona. Scusi. Dopo che ho pagato le 50.000 euro. Ma erano 30.000. Signor professor, dà uno schiaffo forte in faccia alla moglie e inizia la rappresentazione del film a 50 sfumature di grigio. La signora Peppina schiamazza al suolo stracchita. Il signor Pruzzo si toglie una ciabatta Puma dai piedi e comincia a prendere sua moglie a ciabattate Puma in faccia. Ma pure, la è signora, tutto finto, eh? Tutto la finto. Signora Peppina cerca di sfuggire sfissando per terra. Ma il signor Pruzzo è molto veloce con le ciabatte, forse perché sono della Puma. E riesce quasi sempre a colpirla in mezzo alla faccia. È tutta finzione. A questo punto io mi chiedo cosa posso fare per trovare Giovavento. Appunto. Il signor Pruzzo capisce e mi chiede se voglio collaborare con lui a picchiare sua moglie. Quando gli dico di sì, il signor Pruzzo mi consegna una Puma e mi invita a prendere la signora Peppina ciabattata in faccia. Prima di prendere la signora ciabattate, esca mio fratello e chiedo alla signora Peppina di struccarlo un poco. Ma il marito mi ferma e mi dice che nel film nessuno ha struccato il fratello e mi invita a rimetterlo nei pantaloni. Le aspetto 50.000 euro per non fare niente. Intanto nella sala d'attesa ci sono già 6 persone che ci guardano dal monitor. Che la signora Peppina ha voluto installare. Il signor Pruzzo si accende la sigaretta e fa 2 o 3 tiri, poi la spegne in faccia alla moglie Peppina, che di colpo si risveglia e si alza in piedi. La gente in sala d'attesa borbotta e si lamenta perché non hanno capito che la signora Zalando, più che prendere botte, non è capace. Il signor Roberto Pruzzo capisce che sta per perdere dei clienti e mi invita a tirare fuori a mio fratello dai pantaloni, ecco, vede. Per struccarlo con sua moglie. Non me lo faccio dire 2 volte e come esco a mio fratello mi butto sulla signora Zalando, che era già rovinata tutte le volte che ho preso. Lei mi bacia e mi stringe forte, sì, poi mi sussurra nell'orecchio che mi ama e che mi farebbe fuggire con me e chiuderla con questo lavoro. Ci credo. Io mi alzo di scatto, chiedo una ciabatta al signor Pruzzo ed esaminare la signora Zalando. Ma come? A un certo punto entra la madre della signora Peppina Zalando, la signora Poncia Zalando. Poncia è una donna sulla novantina, ma è ancora arzilla. Sì, da 90 anni. La signora Poncia mi bacia in bocca con la lingua. Ma che... No. E io la stringo forte a me. Questo, scusi. Forse un po' troppo, perché la signora Poncia cade a terra stecchita. Uno dei clienti in sala... È schiattata, sì. Uno dei clienti in sala d'attesa, come si accorge che la signora Poncia è morta, offre 15.000 euro per fare sesso con lei. No. Il genero, il signor Pruzzo, acconsente. No, ragazzi. Mentre la signora Peppina non è d'accordo. E abbraccia la madre stringendola forte. Poverino, un momento così. Il signor Pruzzo si mette a dare ciabattate alla signora Peppina. No! Che a sua mamma Poncia, che giace stecchita. Sì. Intanto la signora De Pavia, il signore De Pavia, che ha pagato 15.000 euro, inizia a fare il suo. No, grazie. Occhio al testo, mi raccomando, attenzione al testo. Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se mi tradisci tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, a te che sei un troione, troione, sei un troione, è quello che sento. Dimmi perché quando penso mangi crocchette, dimmi perché quando vedo ti montano in tre, dimmi che quello che hai in faccia è io lontanone, l'altro io. Dillo che mai
regalato l'iPhone 6, la vacanza a Londra, il cappellino bei, niente notti in bianco per se a non dormire, volevi il colore, calore, sei in calore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso stai su Brazzers, dimmi perché quando amo son frenzonato a te. Radio Ed Italia. Ragazzi, se mi Bandera, se questa era la parodia di Grande Amore del Volo, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace e condividete. Sicuramente ci è piaciuto. I Pantella sembrano un pochettino sardi, comunque molto bravi, cantano bene, hanno fatto questa parodia e diciamo che ancora possiamo permetterci, perché fra un po' ci avviciniamo alla data fatidica dell'8 marzo, la festa della donna, e quindi diciamo un pochettino di andare controcorrente, sapete, a noi ci piace, quindi ultimo contributo, diciamo, farlocco così da ridere, riguarda sempre il gruppo Il Volo, che oramai li hanno descritti come dei giovani ottantenni simpatici e attempati. Comunque questa è una parodia che vi riproporremo, anche perché oggi vi sento un po' silenziosi anche su Spreaker. Tra l'altro, Goscia, Mampitania Popolsku, Cevšeski Dostajece, Taki email, Cicture son Washne follower. La mia domanda è questa, anche in italiano. Mi domandavo perché ci avevano segnalato un problema, che i followers, che sono veramente il cuore per noi, diciamo, i nostri aficionados, che è una cosa, qualcosa di molto importante, diciamo, per una radio sul web, stanno crescendo. Chiaramente siamo una radio giovane ancora, siamo, secondo le statistiche, a 368, oppapac, però 3600 forse suonerebbe meglio. Quindi invitate anche i vostri amici, nemici o amiche a andare, diciamo, su Spreaker, a cliccare su quella parte follower. In quel caso riceverete così una discreta, non assorbente informazione quando facciamo una diretta, qualsivoglia essa sia. Ecco, mi segnalavano che in alcuni casi, o per in alcuni taluni giorni, non era arrivata questa informazione. Ci farebbe piacere avere un cosiddetto feedback da parte vostra. Potete tranquillamente anche mandarci delle emails all'indirizzo iditalia@gmail.com, e anche lì fra un po' stiamo forse per cambiare l'indirizzo e per averne uno più, diciamo, professionale, visto che il nostro sito si trasferirà su un server, avremo la nostra posta anche personalizzata. Gennaro, un buongiorno vivissimo a te, fammi sapere anche cosa ne pensi del gruppo Il Volo, dotati di una grande voce, e oggi sicuramente, visto che ci avviciniamo alla festa della donna, un po' anche di musica melodica come il tuo brano ci starebbe assolutamente bene. Salutiamo Geni, in arte appunto, alias Gennaro Curato, un cantante che si è esibito varie volte anche in Polonia, lo aspettiamo prossimamente e vi terremo informati. Ci farebbe piacere sicuramente fare un'altra puntata in sua compagnia, uno special per poter così accarezzare anche le sue melodie. Adesso prendiamo ancora un po' in giro Il Volo con questa
gag che ci propone Radio DJ, una delle radio più ascoltate in Italia. Ciao Benny. Elena, sono Fabio Volo del Volo del Mattino, mi senti? Radio DJ? Sì. Senti, hai voglia di venire in onda con me? Perché sto registrando la puntata di domani e questi collegamenti li registro. Senti, se stai in linea ti passo con in regia dal Maurizio Rossato, così andiamo in onda e registriamo, va bene? Così mi dici cos'è che ti dice la voce interiore. La voce interiore, quella del viaggio, ok? Quella di andare, ok? No, mi hai preso la promessa. Sì, tranquilla, dai. Vai, Mauri. Questi sono il volo! Il volo che mi sa che li userò poi come sigla nel nostro programma, il volo del mattino. Senti, ma Maurizio, chi è che abbiamo in onda? Elena, pronto? Pronto! Elena, senti! Ma cos'è che ti dice questa voce? Che devi andare a fare un viaggio da sola? Sì, che voglio andare a fare un viaggio lontana da sola, senza marito e senza figlio. Senti, ma quanti figli hai? No, ho un figlio. Ho un figlio. E quindi sì, vorresti andare via dalle responsabilità? Via, diciamo così? Sì, vorrei fare quel viaggio che non ho mai fatto prima di sposarmi, dove sei solo tu. Devi conoscerti, devi affrontare la vita da sola. Senti, a tal proposito, io ho in collegamento un grande scrittore che sta scrivendo proprio un libro sui viaggi e ti voglio far parlare con lui. Abbiamo con noi Nicolò Manniti, eccolo qua. Wow. Pronto? Come ti chiamo? Elena. Ma parte. Ciao Elena. Un viaggio. Ho capito. Aspetta, Elena, aspetta un secondo. Signora Manisi, sono a fare la spesa, bisogno? Sì, allora, mi compri formaggini Baby Bella, Kinder Brioche, un coccolino, l'asta al limone, un yogurtino mumu. Pronto? Ci sei ancora? Sì. Come ti chiami? Elena. Aspetta un attimo. Allora, un shampoo libero e bello. Ma la lista? Un faccio toast impanato. Sì, la lista della spendiaggio. Un succhi sutta. No, succhi sutta no. Come si chiama? Grazie a tutti. Sant'Eclair. La doccia. La carta igienica finita. Quella ce lo siamo, che usi i libri. No, i libri no. Pronto? Scherzo. Pronto? Ciao. Scusa. Ciao. Come ti chiamo? Elena, sempre Elena. Ciao. Allora, dove vai lo viaggio? E tu vai dove vai? Dove vado? Sì. In Australia. Australia. Un canguro. Ma canguro. Pronto. Scusa, come mio signore, come ti chiamo? Ancora, sempre Elena. Elena, io mi scrivo. Elena. Sì, non è in volo, questo è scherzo a parte. Lo cangura. Ecco. Ok. Questa qua è una storia interessante. Sto scrivendo un libro, non avere un cazzo di idea. Posso fare la storia di Elena che parte per l'Australia. Poi mi trovo banale. Un canguro. Non è banale un canguro. Trovo un canguro. No, non è banale. Pronto. Insomma. Pronto? Ecco, aspetta un attimo che mi segno. Come ti chiamo? Elena, sempre quella. Elena, ok. Dove vai in vacanza? In Australia. No. Australia. Senti, il yogurtino mumu l'hai provato? No, quello manca. Che non so niente latticini. Se prendere il yomo o il mumu. Ciao. Certo. Elena, il Nicolò Manniti c'ha la tosse. Solo la tosse. Perpetua. Ho un sacco di problemi. Eh sì, con perpetua. La lista della sta chiamando la perpetua. È andata la perpetua. Non mi sento bene, cazzo. Speriamo che sopravviva. Ciao belli. Stai su DJ. Ciao belli. Ci ritroviamo qui, senza ostacoli, senza nuvole. Cammino insieme a te, mi distraggo poi.
con i gesti tuoi, ripenso ai giorni che andavamo via, lì da casa tua, non sei cambiata, no, e soltanto io lo so, adesso lui non c'è, soltanto io con te, bevendo due caffè. Ti sto portando via, sei sempre stata mia, sei tu la mia pazzia. E ti sento dentro di me, ho bisogno ancora di te. Quante volte ti ho pensato e mi son chiesto perché. Troppo tempo lontani, ma tu adesso rimani. Credo in te, nel tuo amore, nelle tue parole. Sei una donna da mare, con te voglio sognare. Ritorniamo a volare, senza farci del male. E ti sento dentro di me, ho bisogno ancora di te. È quasi un mese che se n'è andata via la malinconia, riscopro che tu sei sempre giovane, sempre fragile, per questo sono qui, per proteggerti, senza illuderti, non sei cambiata, no, e soltanto io lo so, adesso lui non c'è, soltanto io con te, bevendo due caffè. Ti sto portando via, sei sempre stata mia, sei tu la mia pazzia. E ti sento dentro di me, ho bisogno ancora di te. Quante volte ti ho pensato e mi son chiesto perché. Troppo tempo lontani, ma tu adesso rimani. Credo in te, nel tuo amore, nelle tue parole. Sei una donna da mare, con te voglio sognare. Ritorniamo a volare, senza farci del male. E ti sento dentro di me, ho bisogno ancora di te. E ti sento dentro di me, ho bisogno ancora di te. Radio ID Italia News. Ringraziamo, questa era la splendida voce alla Battisti, direi, di Gennaro Curato, che ci sta seguendo in questo momento anche in diretta tramite Spreaker. Come abbiamo spiegato all'inizio della nostra trasmissione, siamo in attesa di diciamo trasferire, purtroppo sono dei tempi non dipendenti dalla nostra volontà, potrebbero essere ancora 1-2 giorni senza il nostro amato, adorato sito www.iditalia.com. in questo momento siamo nelle mani della provvidenza, ma anche di Nicola, che sta seguendo la nostra parte web, e stiamo approntando un sito sempre più performante per essere più al passo con i tempi e di conseguenza più duttili nel poter offrire i vari servizi del social. Detto questo, la sigla ci fa parlare anche di calcio, perché l'Italia è una repubblica fondata sul calcio, non è vero? In questo momento saranno parecchi i juventini, come diceva Checco Zalone, che sono all'ascolto. Adesso inizia proprio il rush finale. Ecco la prima, non bisogna sbagliare, deve essere buona la prima,
nell'incontro che vede i bianconeri, quelli con le casacche da carcerati, affrontare il Borussia, quelli che hanno la maglia dell'Apemaia. Ecco, detta questa simpatica cosa coloristica, insomma, io in questo caso mi sento di dover dire che la Juve non può fallire, quindi deve assolutamente aumentare questo nostro coefficiente UEFA. Quindi, per la prima volta contro la mia religione, sarò abbastanza a favore della Juve. Insomma, ci sono due incontri importanti che li attendono. Uno è questo qui col Borussia. Subito dopo c'era questo scontro diretto che non ha questo grande significato. Secondo me, se prendono anche. Si può fare in diretta? No, non si può. Quindi lo sponsor deve darsi una mossa. Forza Caffè C. Porca miseria, dai, iniziamo questa sponsorizzazione allegra di questa trasmissione altrettanto allegra. E che peccazzolo. Allora, vai, toro mio, sei da finale. Così Tutto Sport titola verso Bilbao, intervista a Emiliano Mondonico, uomo saggio. Opinionista della Domenica Sportiva, ma uomo che oltre all'Atalanta ha molto spesso seduto la panchina del grande Torino. Quindi Napoli in festa, diciamo, una passeggiata di salute dopo aver vinto anche 2-0 contro il Sassuolo. L'Inter ha fatto un KO nella ripresa con il Cagliari su un 2-1. Spero che siano ancora dietro di noi. Devo dare un'occhiata alla classifica di Serie A, ma parliamo anche di cose, diciamo, che con la Serie A hanno poco a che vedere. Quindi partiamo dalla stampa, perché seguendo il telegiornale già delle 6 di mattina, pensate un po' che s'ha da fa per preparare la nostra rassegna stampa, ci sorbiamo una serie di telegiornali anche per scegliere le notizie più importanti. C'è un braccio di ferro con una certa trepidazione tra Atene e tra Tsipras e la Merkel. Oggi ci sarà questa lettera all'Unione Europea con gli impegni per circa 7 miliardi di euro, con degli interventi anche sulle privatizzazioni, sul lavoro. Vediamo se creeranno questa specie di una specie di reddito minimo per coloro i quali in questo momento stanno soffrendo la povertà più nera, e non sono persone provenienti dal clima clochard, ma sono semplicemente cittadini con ancora un barlume di dignità che si sono trovati fagocitati in questa maledetta crisi. Adesso non voglio dare colpa né alla globalizzazione né al progresso, purtroppo viviamo questi tempi. La cosa che mi preoccupa, ecco, magari giusto non avendo figli, è che tipo di futuro aspetta i nostri giovani. Ecco, questo mi interrogo, mi chiedo e non trovo una risposta. Accordo con la Svizzera, fine del segreto bancario, panico a sinistra, l'intesa Roma-Berna è un'idea di Berlusconi, chiaramente a dirlo chi è se non il giornale, con un articolo scritto da Francesco Forte, abbastanza schierato anche lui. Arriva proprio mentre si scoprono i vizietti anche dei certi moralisti. Tsipras si rimangia la rivoluzione sulle tasse e niente aumenti. Nel frattempo, toghe impazzite, il re versa il risarcimento. Il re, dicono, insomma, questo Vittorio Emanuele, che non è il re, ma era l'erede al trono, insomma, la monarchia, ahimè. No, scherzo, è decaduta qualche anno solo col referendum, che lo hanno imbrogliato, lo sanno tutti. Comunque, il re versa il risarcimento in beneficenza, circa 40.000 euro, avevo letto o ascoltato o sentito da qualche parte. E invece il premier, che è stato tra l'altro ospite della Annunziata, infatti di questo volevo parlare, dove di nuovo ha esternato a destra e a sinistra, lo prendono per il culo su Libero. Premier prepara il suo editto bulgaro, un decreto che gli consenta di mettere le mani sull'emittente pubblica. L'unica cosa da fare sarebbe venderla, sì, e magari farla comprare a Berlusconi. Ma Matteo vuole i suoi TG. Io voglio i miei TG. Comunque Matteo, insomma, ha detto anche qualche frase
fuori luogo, a quanto pare, proprio nei confronti di Gasparri, che è l'autore, come sappiamo, della legge Gasparri. Pertanto, magari sarebbe opportuno ascoltare questo contributo dove i nostri amici, il mio amico, anzi Cruciani, e quella viperetta di Parenzo, intervistano, ascoltano al telefono, indovinate chi? Proprio Gasparri. Sentiamo un po', così cerchiamo di capirne un po' di più. C'è un Gasparri scatenato su Renzi, sentiremo più avanti cose No, ha scritto incredibili. delle cose Incredibili, pazzesche. dice che si dovrebbe vergognare per il Sì, padre. dai. Ma tutto ha origine perché, da che cosa? Da questa intervista di Renzi a Lucia Lucia. Annunziata. Allora, io devo dire la verità. Renzi, perché gliene frega di fare battute su Gasparri? Mica è Crozza, mica siamo al cabaret. Deve fare la battuta su Gasparri presentando Gasparri come l'esempio dell'anti, come l'esempio dell'anticultura, come quello che non ha letto niente, cioè proprio l'ignorante italiano. Magari molti di voi sono d'accordo, eh? Cioè, la fotografia dell'ignoranza italiana è Gasparri. E dunque una legge che ha come oggetto la RAI non può avere come suo autore il signor Gasparri. Questo è il senso della frase di Renzi, eh? Una cosa che è il motore dell'identità educativa e culturale non può essere normata da una legge che si chiama legge Gasparri. Per definizione, se è identitario, educativo e culturale, non può essere basato sulla legge Gasparri. La Detto devo questo, riprendere perché non si può dire una cosa del genere, è offensivo quello ma che per quale dice motivo? Di Io Gasparri. ritengo, ma no, ma che offensivo? Vabbè. Ma persino l'ha annunziata, devo dire la verità, persino no, persino annunziata che con Gasparri ha una, come dire, un conflitto perenne negli anni, ha ripreso Renzi dicendo, beh, insomma, perché lo possiamo dire noi possiamo insultare, Crozza. Possiamo attaccare, possiamo essere anche volgari, possiamo essere anche ineducati, dobbiamo esserlo, anzi, dobbiamo esserlo. Da contratto. Ma il signor Presidente del Consiglio che si mette a dire che quello è ignorante. Gli è sfuggita una battuta, si poteva fare a meno, gli è sfuggita la comunque, battuta, però quello che ha scritto poi Gasparrone non è tanto ne parleremo, da meno, ne parleremo. Dopo, censura, censura tutto. Ha detto tutto che è figlio pure. Di un massone, appunto, dando al padre dai. Del massone, ma eccetera. Che vergogna, ma come si fa a scrivere quelle robe lì così? Dai. Oh, e meno male che il Papa doveva essere a Allora, vogliamo far risentire la frase di Renzi dall'annunziata su Gasparri? Sì, e risentiamo, sì. Dai, forza. Una cosa che è il motore dell'identità educativa e culturale non può essere normata da una legge che si chiama legge Gasparri. Per definizione, se è identitario, educativo e culturale, non può essere basato sulla legge Gasparri. La Detto devo questo, riprendere perché non si può dire una cosa del genere. È no, offensivo questo, quello no, che per dice quale di motivo? Io Gasparri. ritengo. Ma no, no, ma che offensivo? Vabbè. Allora, volevo far notare a Maurizio Gasparri, che saluto, buonasera. Buonasera a lei. Allora, volevo far notare a Gasparri che persino l'ha annunziata, che con Gasparri non ha un rapporto, come dire, persino Parenzo, figurati. Idilliaco, ti ha difeso Maurizio, come la mettiamo? Ma io conosco Lucia Annunziata da molti anni, abbiamo avuto una forte dialettica spesso, lei ha fatto molte cose nella vita, anche il presidente della RAI, una donna della sinistra, però ha rilevato il tono offensivo, ma direi stupidamente razzista di questo giovanotto. Razzista addirittura? Adesso razzista, sì, no. Certo, perché quando uno dice quel nome non si può accostare alla identità, alla cultura, è una cosa razzista. Scusa, cos'è il razzismo? Direi che una persona che è un essere inferiore. Ha fatto una battuta infelice, una battuta. No, ma l'ha detto più volte, perché l'ha detto anche prima di andare dall'Annunziata, lo ha detto mattina, più o meno con le stesse parole, alla riunione del Partito Democratico sulla scuola, perché lui poi si ascolta questo giovanotto, no? Sì, che è un poveraccio oggettivamente, e quindi Presidente gli piace fare queste cose perché privo di contenuti, molto capace a stare sulla scena, destinato a glorie nella Isola dei Famosi del Futuro, nella conduzione di quiz, perché tagliato per questo, tu dici. Ha questo gusto di sentirsi dire delle cose strane, un personaggio che ha fatto fare l'insider trading col decreto sulle banche popolari su cui stanno indagando, la Consob. Vabbè, ha fatto fare, che poi ha fatto fare. Questa è un'accusa gravissima dal punto di vista politico. C'è
un'indagine su questo insider fatta dalla Procura di Milano, dalla Procura di Roma e dalla Consob. E la Consob è andata anche in Parlamento a parlarne. Se non si fosse fatto in maniera sbagliata questo decreto, tutto questo movimento non ci sarebbe stato. Ma però lasciamo perdere adesso la questione dell'insider del trading. Tu hai parlato di razzismo. Razzismo, che vuol dire razzismo? Cioè quasi da legge, quasi da legge Mancino. Quasi da legge Mancino, ti dici. Ma no, ma che legge Mancino? Giannacino si occupa di tragedie grandi, c'è una forma di razzismo stupido di questo signore che quando avrà letto un libro potremo fare una discussione sulla cultura. Cioè non ha letto mai un libro secondo te? Renzi legga un libro a vita, ogni tanto finge di comprare dei libri, vada per è vero, va là ogni tanto riprendere dal telegiornale, non li leggerà, dice, non li legge, ma dice che ha comprato, riprende come dire come se comprasse delle saponette o della schiuma da barba. Quindi non è che sia un uomo che è famoso per una sua sensibilità culturale, per una sua vocazione, vuole cambiare una legge, vuole discutere di un problema e se ne parla tra l'altro con i suoi uomini di governo, di questi temi stiamo parlando, perché non è che poi la legge Gaspari, voglio anche dire una cosa a Renzi, quando la legge è fatta di decine di articoli. No, però adesso al di là del merito, Maurizio, scusa, il problema. No, ma è merito, beh, lo sappiamo, tu difendi la legge Gaspari che hai fatta, che l'hai fatta tu, ma è normale che sia così. No, la cosa su cui volevo dire una cosa, scusa Maurizio, aspetta un attimo però, cioè Parenzo, su una cosa si può concordare. Cioè il Presidente del Consiglio che va in televisione, adesso decide Gaspari pure alla direzione del suo partito, e che se la prende direttamente col vicepresidente del Senato Gaspari, dandogli sostanzialmente dell'ignorante e della persona di... alla Crozza, dai, ha fatto una battuta. No, Crozza, ho capito, però la stessa annunziata ha detto: guarda, se uno poi vuole cambiare una legge, dice: questa legge mi fa schifo, mi fa orrore. Fatto una battuta alla Crozza, dopodiché non è che Gaspari è tenero nelle sue ma Gaspari sue non fa il presidente del Consiglio, però è diversa la cosa. Ma anche lui è senatore, questa volta gli è partita la frizione, per usare a Renzi gli è però scusa Maurizio, perché te la sei presa col padre? Si dovrebbe vergognare del padre, perché si deve... Perché siccome ha fatto una considerazione di carattere razzista, gli ho voluto ricordare tutte le vicende, il padre ha indagato, dovrebbe essere per bancarotta, per bancarotta. Vabbè, che c'entra però dei rapporti massonici del padre e della famiglia di Renzi? Anche perché sono stati smentiti. Allora, lui sta parlando di un solo articolo della legge Gaspari, la nomina dei vertici RAI. Tutto il resto resterà comunque in vigore, ma glielo spiegherà la vigilessa che gli fa da capo dell'ufficio legislativo quando gli spiegheranno la legge. Però chi deve comandarla sta RAI? Il club Bilderberg, il finanziere Serra, la loggetta, le loggettine. Cioè tu dici che vuole... No, le loggettine non c'entrano. Però. Le loggettine. Vabbè, scusa, però tu stai dicendo una cosa, stai dicendo che lui vuole passare dalla... Chi deve comandare? Quali sono i gruppi di potere? Il Parlamento, per sentenze della Corte Costituzionale, che lui ignora, deve designare i vertici RAI. Lo dice la Corte Costituzionale. Quando ho fatto la legge, quell'articolo, vabbè, non l'ho neanche scritto, è nato dal dibattito parlamentare. Disse: su questo tema noi rispetteremo la volontà, vabbè, del Parlamento. Vabbè, però al di là di questo, perché quindi, c'entra il padre però, Maurizio, che c'entra il padre? Vabbè, ho capito, ma uno che ti offende in questa maniera va scandagliato nella sua storia personale, nella storia familiare, perché non può pensare che la passa liscia con questa cosa. Io, ma tu veramente lo vuoi citare in tribunale per questa cosa? Non c'è dubbio. Ma per qual è il reato? Il reato qual è? Ah, è perché c'è una diffamazione fatta in quei termini, poi lo vedrà l'avvocato quali sono le cose da contestare. Però io accetto la polemica politica anche la più dura. Questa prosopopea di un uomo che non ha letto neanche un libro, a mio avviso, e che non ha questo, come dire, livello culturale per parlare con questo tono. Però anche tu attacchi a sprombattuto spesso anche su Twitter, cioè non sei uno di quelli che... Faccia la polemica politica. Però tu dici preso da, come il Presidente del Consiglio in televisione. A parte che lui è il Presidente del Consiglio e quindi quando parla ex cattedra in questa maniera dovrebbe poi può fare tutte le critiche personali a me, che io sbaglio le politiche, che non gli piace la legge, che va a cambiare. Non può dire che per definizione quel nome non va bene, non se lo può permettere, e questa cosa... Cioè tu dici, ha offeso il... Gli daremo tanto di quel filo da torcere, e se lo sogna lui e tutta la sua situazione. Sì, pure a Berlusconi glielo devi dire però, Maurizio. Ma guarda, Berlusconi c'ha tanti problemi da affrontare, quindi noi questa battaglia... Ma la non lo puoi interpretare come una cosa alla Crozza, questa roba qua che ha detto? Una battuta, cioè, ma a me Crozza mi fa anche... A me
Crozza, no? Quando a me mi capita che Crozza mi dica delle cose tremende, Crozza fa l'attore comico ridendo, dice anche ovviamente delle cose che possono avere un valore politico, ma fa un altro mestiere, fa il comico. Ma anche Gasparri fa delle battute ogni tanto. Ma non vuoi chiedere scusa al padre di Renzi che si è sentito un po' offeso? Che cosa? Che beh, ha detto che si deve vergognare, perché? Che è un massone, non è provato che è un massone. Ma perché si vergognano che sono massoni? Non, ma non è provato. Io non c'ho nemmeno un pregiudizio. Ma dicano, dichiarino, non siamo massoni, io non è massone, lo dicono tutti. Che siamo ma l'ha detto più volte, reale. Ma più volte l'ha detto di non essere, che non avere, di non avere nulla a che fare con la massoneria. Il padre di Renzi? Sì, lo ribadirà. Beh, tu hai dato figlio di un massone, hai parlato di... Dire che uno è massone non è di per sé una diffamazione, perché se uno non commette reati può anche essere massone, io non lo sono, ma se uno non commette nulla di illecito, si vergogna di questo fatto. Mi pare una... Poi molti massoni devono smentire per obbligo la loro appartenenza. Ah, insomma, molti massoni devono smentire per obbligo. In genere c'è questa regola, ho capito, in tanti casi in cui gente... Però anche quando lui ha detto che si deve vergognare del padre, adesso uno nella polemica d'accordo che uno... Certo, perché lui si è posto come un parametro del giudizio della dignità delle persone. Cioè ha offeso la tua dignità, ha offeso la tua e dignità personale. A questo punto ognuno si guardi i fatti suoi e i problemi suoi, no? Compreso. Guarda, scusa, Renzi ad esempio, no? Poco prima di essere eletto presidente della provincia, quando già si sapeva che sarebbe stato eletto, ha avuto un'assunzione da dirigente nell'azienda di famiglia, solo per avere probabilmente dei vantaggi dell'uso della legge che c'era all'epoca, dei contributi che vengono dati in proporzione ai carichi di lavoro, che c'è stata una polemica su questa cosa. Lui l'hanno assunto come dirigente con un nuovo contratto poche settimane prima, quindi la sua storia è anche molto, come posso dire, frammista, siccome lui ci tiene tanto a questa sua purezza, è frammista anche interessante. Cioè non può fare, tu dici, il moralista pianto, su questa cosa qua. Il primo della classe, fa quello che dà la lezione a ma tutti. Ma ti sei veramente incazzato su questa cosa? Ma l'hai sentito? Offeso, mamma mia. Ma l'hai visto in diretta? L'hai visto in diretta o no? Sì, l'ho visto in diretta, casualmente, quindi... Hai ringraziato l'annunziata per averti difeso? Alla cosa della mattina che avevo già visto casualmente su Sky. Poi ho visto l'inizio del programma dell'Annunziata, quindi avrà focaccia. Ma hai mandato un sms all'Annunziata così? Per grazie, mi difeso. Ma no, non gliel'ho mandato un sms all'Annunziata, anche perché l'Annunziata dovrebbe per par condicio consentire a chi ha regolato per legge con il consenso del Parlamento quelle materie. No, ma dovrebbe ospitarti per par condicio, vabbè, secondo te? Guarda, ma che roba. La logica della correttezza lo vorrebbe, ma Lucia, siccome è una militante politica, glielo dico con simpatia. No, ma che militante politica? Ma è un giornalista. Berlusconi che lasciò lo studio. Non lo farà, dici, non lo farà. Ha passione, no. Lei è una militante politica. Ma è una giornalista di una correttezza. In questo caso, rara, scusa, in questo, ma adesso non esageriamo. È di una correttezza rara. In questo caso ha detto, tu insomma. Poi, no, non avete. Poi no, ma scusa, Gasparri, questo non si può dire, però. Aspetta. No, voglio dire a Gasparri questo. Beh, scusa, ma che vuol dire che lui pensa che non sia corretta? Sei una militante e no, tu pensi che sia ragionare. Corretta? Io penso che sia una giornalista di una correttezza rara. Ma la dialettica che ha utilizzato nell'intervista con Renzi è lì a dimostrare la stessa che ha utilizzato quando Berlusconi era presidente. Questo dimostra, la correttezza di un cronista. Comunque, che magari avrà le sue idee, ma ha usato la dialettica che ha sempre usato. No? L'annunziata. Allora, dopo quando l'annunziata ha detto quella frase, voi non avete trasmesso l'audio successivo, Renzi aggiunge: oh, si offenderà Gasparri al massimo. Quello è stato ancora peggio. Quando l'hanno detto, lei si sta offendendo, lui ha detto: si offenderà al massimo Gasparri. All'annunziata, per me, considerarla una militante politica non è mica offensivo, per me essere un militante politico mica la considero una politica offensiva. Ma non è sarebbe così. Ridicolo che Lucia si definisse indipendente perché ha una sua posizione, ma avrà le sue idee, ma nel suo lavoro usa lo stesso rigore per tutti nel ma suo per lavoro essere militante politico non è mica un'offesa, ma no, ma è una constatazione. Discrediti il suo lavoro, però discrediti il suo lavoro in questo modo, perché invece la correttezza che ha utilizzato con Renzi è la stessa con Berlusconi, la dialettica incalzare l'ospite. No, vabbè, dai, non l'ha incalzato. Ma in questo caso io sono indignato con Renzi. Lui si è annunziato a fare la sua attività con le sue idee, con la sua tendenza, lo sappiamo tutti. Vabbè. Quindi. Ciao Maurizio, a presto, ciao. Ciao. Saluti. Questa è Radio Ed Italia. E noi vorremmo concludere questa puntata, cari amici.
esce con una, un brano della New Wave degli anni 80 abbastanza aggressivo. Era un gruppo che si chiamava DAF, erano dei tedeschi, Deutsche Amerikanische Freundschaft, l'amicizia americano-tedesca. Comunque, questo brano non è messo a caso, diciamo, nel finale di questa giornata, perché anche se non parlo il tedesco, io lo ascoltavo, diciamo, negli anni della New Wave ruggenti, quando avevo i 16 anni e ancora non sicuramente odiavo la musica commerciale. Comunque, anche se non parlo il tedesco, Tanzen Mussolini, insomma, è quello che forse incarna di più il nuovo renzismo, diciamo, spinto. Basta vedere anche come ha reagito nelle ultime conferenze stampa nei confronti dei giornalisti di della Sette, che vengono oramai abilmente e anche in maniera arrogante schivati anche durante le conferenze stampa. Allora non convocarle, fai un po' di regime. Vabbè, non mi fate parlare. Hey.